Salve e benvenuti in Business Planet. È diventato evidente il ruolo vitale che nella battaglia contro, sì, avete indovinato, il coronavirus, la tecnologia può svolgere. Mentre gli scienziati lavorano su un vaccino, un altro settore industriale a cui i governi si sono rivolti è l'aerospaziale, un settore in cui l'Europa è leader mondiale. Timo Pessonen, direttore generale della Commissione europea per l'industria della difesa e lo spazio, ora si unisce a noi. Timo, grazie. Ci può dire come l'Europa in questo momento sta lavorando in questo settore per gestire meglio le conseguenze del Covid-19? Thanks, Paul. Grazie Paul. In effetti abbiamo mobilitato tutte le risorse nell'Unione Europea per combattere il coronavirus. Immediatamente dopo la crisi l'Italia non è rimasta sola, ma insieme alle autorità italiane abbiamo offerto loro le foto delle regioni più colpite in modo che potessero prendere le decisioni necessarie. Abbiamo anche cercato di alleggerire la situazione ai confini dove il traffico è notevole e le code sono lunghe. Hai citato i confini, abbiamo assistito a importanti ingorghi all'interno dell'Unione Europea a marzo, quando i paesi hanno iniziato a chiudere. È stato fatto molto lavoro per cercare di evitare che si ripeta. Sì, certo, c'erano decine di chilometri di code in alcuni confini in Europa e siamo riusciti a identificare con il nostro programma Copernicus immagini di quei valichi di frontiera per convincere i leader nazionali a prendere le decisioni necessarie per alleviare la situazione. Abbiamo anche lanciato l'app Galileo for Green Lane. È molto semplice da usare. I conducenti possono scaricarla, possono seguire la situazione e a loro volta dare informazioni per contribuire a decongestionare il traffico ai confini. Bene, ora salutiamo Raluca Marian dall'International Transport Union. Raluca, cosa ti piacerebbe che accadesse mentre i paesi allentano le restrizioni? La Commissione ha pubblicato le sue linee guida sulle corsie verdi per il trasporto merci alle frontiere e molti Stati membri hanno attuato tali linee guida. Tuttavia, prevediamo ulteriori problemi con il processo di deconfinamento perché il traffico privato sarà sempre più mescolato con il traffico commerciale e quindi ci sarà una sorta di concorrenza al confine. Pertanto il nostro messaggio è che queste corsie verdi diventino realtà e vengano sviluppate da tutti gli Stati membri. Bisogna anche evitare stop sistematici ai confini perché anche un controllo di pochi minuti col traffico intenso causa ingorghi. Quanto è importante questa app Green Lane, in particolare mentre andiamo avanti? Ci sono 187 valichi di frontiera nell'Unione Europea. Con così tanti valichi di frontiera, questo strumento è molto importante ed è molto importante perché migliora la prevedibilità, fornisce informazioni in tempo reale e ci aiuta a pianificare meglio. Timo, un'ultima parola per te. In che modo questa app Green Lane aiuterà le aziende? Quando pianifichi la catena di approvvigionamento, sei nel processo di esportazione, fai una pianificazione molto dettagliata della catena del trasporto. Quindi, ovviamente, quando sei consapevole della situazione ai confini, puoi cercare percorsi alternativi e, nel migliore dei casi, decidere delle priorità affinché merci critiche attraversino il confine più rapidamente di altre. Grazie per essere stati con noi. È tutto per questo Business Planet. Come sempre, per maggiori informazioni, visitate il nostro sito. Thanks for watching and stay safe.